Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla sacrestia della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, per raccontarvi quello che avveniva proprio qui, tra questi confessionali, perché qui Padre Pio confessava gli uomini. E qui oggi vogliamo raccontarvi quello che è accaduto ad un figlio spirituale di Padre Pio che ci ha scritto e ha voluto condividere con noi oggi la sua testimonianza, Mario Tartaglia. Lui ci racconta che è stato qui a San Giovanni Rotondo oltre 500 volte con gruppi organizzati, con la sua numerosissima famiglia, e quando gli chiese di diventare figlio spirituale a Padre Pio, lui rispose: basta che non mi fai scomparire. E Mario ci racconta che lui lo ha fatto scomparire più volte, ma più volte lo ha tratto in salvo. Ecco, Mario Tartaglia, un 93enne che ci vuole raccontare oggi questa sua testimonianza. Eh sì, perché un giorno si trovava proprio qui. Padre Pio, possiamo immaginare quello che accadeva, i filmati ce lo raccontano, anche le foto. Lui confessava qui gli uomini, qui c'era una tenda, qui c'era tantissima gente, uomini. Mario si trovava tra questi uomini. Un giorno, preso dal coraggio, gli fece una domanda a Padre Pio. Padre Pio stava andando via, intanto aveva già terminato di confessare. Si rivolse a Padre Pio e disse: padre, io soffro e non so vincere in me il rispetto umano. Al che Padre Pio, mentre stava passando, si gira immediatamente, si gira verso di lui e gli fa segno con tre dita. Dice: Padre Pio, tre sono i nemici dell'uomo: il sospetto, il dispetto e il rispetto. Se hai il sospetto di uno, tu lo eviti, ti guardi da lui, lo sfuggi e quindi non lo ami. Se vivi a dispetto con qualcuno e sei in contrasto con lui, tu non puoi mai amarlo. E se tu per il tuo rispetto non palesi la tua fede, non ti fai il segno della croce, disse Padre Pio a Mario, non dai un buon esempio, tu non ami. E fu proprio questa la lezione di vita che Padre Pio diede a Mario, ma anche a coloro che erano accanto, che stavano ascoltando questa lezione sull'amore fraterno. E noi vogliamo ringraziare Mario, perché anche lui, grazie a Padre Pio, ha fatto sì che questa lezione, dopo anni, arrivasse anche a noi.